Saluta? Saluta come fai te? Saluta? Saluta? Ciao ragazzi, come al solito sono di nuovo qui con voi per cercare di sollevarvi da questo disagio della reclusione con un nuovo racconto e sempre con la compagnia e la presenza di Pergi. Vi è piaciuta con la mascherina? Beh, allora, per come l'altra volta, anche questa volta non leggerò la storia, ma ve la racconterò, perché mi fa più piacere anche a me, perché leggere e basta, mi piace, per essere ancora più vicino a voi, mi piace raccontare, è un modo per essere più vicino. Questa volta parlerò di un mito che è intitolato Dedalo ed Icaro. Vi ricordate chi era Dedalo? Ve l'avevo detto nella storiella precedente. Era quell'inventore fiduciario del re Minosse di Creta che aveva inventato e costruito il labirinto dove viveva il Minotauro. E quando Minosse, re di Creta, venne a sapere che il Minotauro era stato ucciso da Teseo con l'aiuto di Arianna, sua figlia, e grazie alle istruzioni e ai consigli di Dedalo, che gli aveva dato il gomitolo di filo con cui poi Teseo aveva tracciato il percorso per uscire di nuovo dal labirinto dove era entrato dopo l'uccisione del Minotauro, dopo aver saputo questo si arrabbiò moltissimo e disse a Dedalo: come mi sei mancato di rispetto, io avevo tanto fiducia di te, ti avevo dato tanta fiducia e tanta stima, avevo apprezzato tantissimo il tuo lavoro e te invece mi hai umiliato in questo modo, ti sei preso gioco di me. Per punirti ucciderò te e tuo figlio. A questo punto Dedalo, preoccupato per sé ma anche per il figlio Icaro, che si chiamava Icaro, scappò e si misero a correre per tutta l'isola cercando di scappare alle guardie di Minosse che li inseguivano. Trovarono una grotta, si infilarono in una grotta e in quel modo non si fecero trovare dalle guardie. Quando le guardie tornarono da Minosse e gli dissero a Minosse che non erano riusciti a trovare Icaro e Dedalo, Minosse non si preoccupò tanto perché disse: tanto Creta è un'isola, quindi non potranno assolutamente lasciare l'isola se non prendono una barca e dei marinai. Per cui mandò le guardie a controllare tutti i porti e tutte le barche. Però Dedalo era tanto vispo, intelligente, creativo, che inventò una soluzione per poter allontanarsi dall'isola non per mare ma con un altro sistema. Cosa fece? Costruì delle ali e prese dei legni, delle tavole e costruì un'armatura dell'ala. Poi dopo con la cera, riempì queste tavole, questi legnetti con la cera. Poi prese decine e decine di penne di uccello e le infilò nella cera, riproducendo perfettamente un'ala. Ne fece quattro e ne dette due a Icaro e due se le prese per sé. Se le legarono addosso con delle cinghie di cuoio e poi la notte andarono su una rupe e si buttarono nel vuoto, e volando. Quando Icaro, che era giovane, entusiasta, si accorse che poteva volare,
apprezzò moltissimo questa cosa, gli piacque così tanto che si mise a volteggiare, alzarsi, abbassarsi, planare, risalire, giocava con queste ali godendo di questa nuova esperienza di vita. Però il padre gli aveva detto: guarda Icaro, che devi volare basso, non devi alzarti nel cielo, e poi non devi volare piano, devi volare unito e mi devi seguire, perché non devi perdere la rotta, perché la rotta te non la sai, ma io lo so, la so solo io la rotta per arrivare ad Atene. Se vai fuori rotta poi ti perderai. E però Icaro era talmente felice di questa nuova esperienza che si fece prendere dall'entusiasmo e si mise a volteggiare nel cielo distrattamente, e così facendo perse i contatti col padre. E a quel punto, alla ricerca del padre, cominciò a alzarsi nel cielo, pensando, dice, se io vado più alto, vado nel cielo e più ho la possibilità di controllare il terreno sotto, e prima o poi vedrò mio padre. Nel frattempo, mentre lui si alzava nel cielo, sorgeva il sole all'orizzonte. Comparve la luce e vide che era ancora troppo vicino al terreno. Pensò: io con queste ali sembro un uccello, per cui se un cacciatore mi vede, mi può tirare una freccia e uccidermi pensando che io sia un uccello. Quindi mi devo alzare ancora di più nel cielo. E così fece, e cominciò, mentre volava, a vedere delle penne sotto di lui. Dicevo: guarda un po', di chi saranno queste penne? E pensò che fossero delle penne cadute da qualche uccello che volava insieme a lui. E si alzò così tanto che si avvicinò troppo al sole, e i raggi solari cominciarono a sciogliere la cera delle sue ali, e così caddero tutte le penne che erano nelle ali, e lui cominciò a perdere quota, fino a che a un certo punto precipitò e cadde nel mare. Gridò, chiamò il padre, ma ormai il padre era lontano e non lo sentì, e allora a nuoto tornò a Creta. Nel frattempo Dedalo era arrivato ad Atene, e quando arrivò fu accolto con grande soddisfazione, con grande gioia, e gli fecero un sacco di complimenti per aver inventato queste ali e per essere riuscito in volo a arrivare a Atene da Creta. E così purtroppo Dedalo si mise ad aspettare Icaro. Aspetta, ormai Icaro purtroppo l'aveva disubbidito, e così Icaro morì e Dedalo lo aspettò inutilmente per tanto tempo. E così finì la storia. Qual è il messaggio di questo mito, di questa favola? Che bisogna obbedire, bisogna rispettare i genitori, perché i genitori sono più esperti, e tutto quello che fanno lo fanno per il nostro bene, e anche se ci impongono delle cose lo fanno per il nostro futuro, per la nostra sicurezza. Quindi anche in questo frangente mi raccomando, ragazzi, obbedite ai vostri genitori, state in casa, mi raccomando. Ciao, alla prossima, che la forza sia con voi.